riesco a metterla dritta sta cosa. Ferma così. Ma allora dillo che mi odi. Dai, che non è difficile. A quanto pare sì. Senti, mi sono rotto le palle. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fex. E oggi ragazzi, come avrete... Perché si è accesa la luce a caso? Ma che sta succedendo qua dentro? Dicevo, oggi ragazzi... Mettiamoci d'accordo. Una si accende da sola, l'altro si spegne da solo. Vediamoci incontro. Oggi andremo a vedere le montagne russe più pericolose del mondo. Sono riuscito a dirlo senza che succedesse qualcosa. Miracolo. E fatemi sapere se a voi le montagne russe piacciono oppure no. Io non ci salirei neanche per sbaglio, perché mi cagherei in mano dalla paura. Però ragazzi, prima di cominciare vado a salutare Ele Zermo, Giuseppe Donia, Chiara De Gaetano e Nixi101. Ciao ragazzi, e il vincitore di oggi... Giuseppe Donia, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, direi che possiamo partire. Sempre se non succede qualcos'altro. Vero? Perfetto ragazzi. Ed eccoci qua. Mamma mia l'ansia. Forse non l'ho detto, ma soffro di vertigini. Questo potrebbe essere un problema, vero? Ma stai scherzando? Ma a quale altezza? Madonna santa. Che poi ovviamente non vanno neanche piano. Guarda che roba. Raga, ve lo giuro, mi viene l'ansia come se ci fossi io sopra queste montagne russe. È praticamente una spirale infinita. Da quanto stanno girando? No, probabilmente starò tutto il tempo così. Non ce la faccio. Sta venendo un'ansia assurda. Guarda a quale altezza. Madonnina santa. Un'altra. Che bello. Mamma mia, a quale velocità è partita. Ma che ti ridi? Torna pure indietro. No vabbè raga, ma stai scherzando? Va in retromarcia pure. No vabbè raga. Fuori di testa. E questi si stanno pure divertendo. Ma cosa? No vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Madonna, mi viene l'ansia. No vabbè ragazzi. Ma Dio santissimo. Io vi giuro che non ci salirei neanche se mi pagassero. Proprio i lingotti d'oro. Ma poi sta cosa che torni indietro. Questa la vedo abbastanza corta o sbaglio? Guardate l'altezza, ragazzi. Ma dove stanno andando? Oh! Ti bloccano all'improvviso e rimani sospeso in aria. È inconcepibile. E poi ti fanno pure tornare indietro. No, ragazzi. Questa cosa non è normale. Ma guarda che roba! Che miseria veloce, raga. Sto morendo. Ma a che altezza sono questi qua? No, io ragazzi vi giuro... Non capisco come le persone si divertano. Non ce la faccio. Poi ti lasciano mezz'ora fermo della serie sto per cadere? Basta che lo dite. No, questa è veramente infame come giostra, eh. No, raga, dai. Che poi partono tutte piano. Così tu pensi, no, ma queste montagne russe sono tranquille. Non c'è nulla da temere. Tutte cazzate. No, ma stai scherzando. C'è sale in paradiso. No, vabbè, ragazzi. Io vi giuro... Che mi sto sentendo male. Non puoi salire a questa altezza. Si vede che mi sto cagando addosso. Madonna, non si vede più nulla. Mio Dio. Ma che cosa stai dicendo? Ma guarda che roba. Perché si sta andando a 400 km orari. Come minimo. No vabbè dai. Non scherziamo. Cos'è che dicevo prima? Partono piano. Porca di quella puttana. Non si vede nulla. Ma quanto dura? Se io salissi su una cosa del genere mi ritrovano mortissimo. No, ne guardo ancora uno poi basta. Mi sta venendo un'ansia assurda. Questa addirittura è di sera. Parte da fermo. Farà uno scatto da 0 a 100 in un secondo. Ragazzi, ma siamo fuori di testa. Dio santo! Oh, ma guardate che discesa! No, non è possibile! Ma come fa la gente? Mio Dio! Questa è stata breve ma intensa! Io non concepisco come! No, ragazzi,
È assurdo. Voglio subito sapere se a voi le montagne russe piacciono oppure no, perché io non capisco come sia possibile. Comunque, io direi di concludere qua, prima che mi viene un infarto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse stato, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. Io raga vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.